Ciao, questo è un video acquisti. Prima di iniziare questo video acquisti abbigliamento, allora prima di iniziare vi dico che sulle labbra ho messo un Locked, questo qui, il fucsia, che sono i nuovi rossetti di Fenty Beauty, e i capelli vedete che li ho fatti ricci, forse qui fatti ricci delle, perché sul vlog precedente ve l'avevo detto che ero andata dalla parrucchiera, forse qui li vedete un po' meglio. Ho rifatto la permanente e mi sono fatta fare qualche filino di biondo più chiaro, e sì, penso che si veda. Allora iniziamo questo video acquisti di abbigliamento. Vado un po' a random perché ho qui sotto le borse, non so cosa mi venga in mano. Allora, per iniziare, da OVS ho preso questo cappellino stile primavera. Aspettate, perché adesso mi scoccia schiacciarmi i capelli, c'ho solo ancora il cartellino. Ci ho speso 12 euro e questo qui è il cappellino per l'estate. E poi ho preso sempre da OVS, una sciarpetta, questa qui colore così salmone, per 7 euro. Questa qui è la sciarpetta, che è una normale sciarpetta così, fatta con le frangette così. E questi sono degli acquisti fatti da OVS. Poi prendiamo altra borsa, questa borsa che ha dentro un'altra borsa. Allora, da questo negozio che si chiama SOON, che è un negozio che è qui nella zona di Castelfranco ai Giardini del Sole, poi qui ci sono presenti la Galliera, Centro Piramidi di Quartesolo, ci sono altri, in altri centri commerciali dove c'è questo negozietto. Ho preso questa gonna color jeans. Allora, in vita è così con l'elastico, ha questo cinturino così in finta pelle ed è lunga ed è così in tinta jeans. E anche questa la mettiamo via e passiamo al resto, che questi invece sono acquisti fatti dai cinesi, in un negozio di cinesi, questo sì. Allora, ho preso due, cioè ormai dovrebbe arrivare anche la primavera, però visto che non costavano molto e un po' di decluttering di queste magliette l'ho fatto, ho deciso di prendermene, per cui ho preso questa qui che ha questo disegnetto così con il cuoricino così davanti, e ci ho dato 12 euro ed è su questo colore così. Poi il sotto è fatta così, è così doppia, come vedete ha questo effetto come se si avesse sotto un'altra maglia, invece è tutta una maglia, perché questo pezzo è cucito qui ed ha anche questi due bottoncini qui. Allora, ho preso questa e un'altra che invece è di questo colore rosa, sempre questa per 13 euro. Ed è questa qui è tinta sul rosa, sempre a manica lunga. Questa qui invece ha la particolarità di essere arrotondata qui sul fondo ed ha questo disegno fatto così. Questi sono i due acquisti fatti dai cinesi, che adesso ho sulle maniche corte, spero che se si apre la stagione non li utilizzo il prossimo anno, il prossimo autunno, da settembre in poi. Proseguiamo con altre borse. Qui c'è una borsa di Piazza Italia e vediamo cosa ci ho preso, perché con il passare del tempo me ne dimentico anch'io cosa prendo, perché prendo le cose, poi metto qui le borse per avere un paio di prodotti da farvi vedere e di conseguenza me ne dimentico. Allora, per 10 euro ho preso sempre una maglietta con maniche lunghe,
questa qui, che ha queste rigliettine, che è fatta con queste righe argento su sfondo verde. E questa qui è un'altra magliettina. E poi ho preso questa qui, dovrebbe essere una gonna pantalone, io le chiamo così, che è con l'elastico in vita di colore rosso, e come vedete qui è larga larga, che fa l'effetto di gonna. Cioè, stando giù dritta fa l'effetto di gonna, poi camminando e ci si accorge che sono dei pantaloni. Ed anche questo mettiamo via. Poi tutte queste cose le devo lavare e le posiziono sull'armadio. Cioè, ci sarà qualcosa che uso, qualcosa che userò più avanti. Poi in un negozio che si chiama Novità ho preso questa magliettina, questa è una maglietta con le maniche corte, per 11 euro ho preso questa magliettina con le maniche corte, così, che volevo abbinarla alla gonna in tinta jeans che vi ho fatto vedere prima. E questo è il motivo per cui ho preso questa magliettina. Questa è per la stagione estiva. Proseguiamo con un'altra borsa da questo negozio che si chiama Albert. Ho preso, adesso che devo capirmi cosa ho preso, allora, in tinta jeans un'altra gonna, perché mi piaceva l'effetto che fanno queste tasche addosso. Queste tasche stanno proprio così e mi piaceva l'effetto, per cui l'ho presa. Poi ho preso una maglietta, questa è da mezza manica, perché più o meno mi arriva da qui, e dalle manichette fatte così, e anche questa qui mi piace con questi fiorellini così. Mi è piaciuta la fantasia e ho deciso di prenderla. È un po' arricciata, vedete che ha questo effetto un po' di arricciatura sul tessuto, e mi è piaciuta anche come mi stava addosso, per cui l'ho presa. Poi ho preso un paio di pantaloni estivi, sono di tessuto leggero e mi piaceva la colorazione. Cioè, questo tessuto e questo colore così mi ha ispirato e l'ho presa. E questi sono dei pantaloni estivi, così a pianta là sotto sono larghi, ma sono da portare in estate, poi sono di tessuto leggero. E per finire ho preso questo vestito. Allora, questo vestito ci ho dato 24 euro ed è allora, sul retro si aggancia con un bottoncino, qui dietro si aggancia con questo, aspettate che forse, ecco, sul retro c'è questo bottoncino e questa apertura, mentre sul davanti è fatto così, ha queste maniche così un po' arricciate. Ed è lungo, ha questo disegno di questi fiori e mi è piaciuta la fantasia. Mi arriva alle caviglie, ho visto che mi stava bene e ho deciso di prenderlo. Per cui anche quest'anno per vestiti credo di aver dato, anche perché siamo ormai a giugno, se continua a piovere li porto a luglio e per cui di conseguenza penso che come vestiario di avere preso quello che può bastarmi. L'ultima borsa è di questi negozi Amico e qui dentro c'è, allora prima vi faccio vedere questa magliettina sempre con le maniche lunghe, cioè visto che questi prodotti li ho presi quasi un mese fa. Non, a parte adesso che qualche giorno fa caldo, un mese fa portavo ancora queste maniche lunghe, per cui vedendo che non costava, a parte questa, che questa ci ho dato 29 euro, ma è fatta, cioè si vede che è diversa dalle altre, ha questa fantasia e con i jeans la vedo molto molto adatta. Infatti
Poi sotto ho preso questi jeans che sono di tessuto leggero da portare adesso in primavera. In primavera oppure in estate di sera se fa freschetto, questi sono super super adatti. Ed ecco che vi ho fatto vedere i miei acquisti. Allora, i miei acquisti in fatto di abbigliamento. Per questo video vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!